giorno siamo costretti. Ma chi c'è qua avanti? Non vi dico quanto sto bene io. Tutti comodi, tranne lui che veramente sta comodo. Sto provando il piacere di che guida. Ma non è questo? Ma non dobbiamo andare a Napoli. Vai, di nuovo là. Ok. Sì, okay. Per l'erbia. Okay. Caricamento percorso. Ok, ma dobbiamo selezionarlo. Come però cazzo si fa? Premi sulla freccetta blu. La freccia blu. Esatto, ah. Esatto. Ah. Vedi. Sì. Va là, va là, va là. Bus. Oppure un fallo. Secondo me è un fallo. C'è anche però i peli. Ha una wallera importante. Ha una wallera imponente, esatto. Dopo neanche mezz'ora di viaggio ci siamo già fermati all'autogrill, però va bene così, andiamo a fare la plin plin. Pare che sia solo un brutto sogno se la vita mi l'ho regalata a te. Non c'è ancora di fregare che scende. Ma che poesia! La lacrima che scende. Sì, Ele, siamo arrivati! Finalmente! Ma non si vede niente, siamo bui. Tanto bui. Cioè, no, vabbè. La camera che abbiamo appena preso fa cagare, bruttissima. Ma poi è buia. Adesso ci sta questa lucina qua accesa che fa un po' più di luce. Però, allora, facciamo il tour della stanza. Allora, qua c'è l'ingresso. Una volta entrati abbiamo questa porta di fronte. C'è un gradino. Cosa? Oh mio, che è successo? Guarda la doccia. Guarda che bel piatto doccia. No! Ma accendi la luce. E come si accende? Ma ci sarà un qualcosa per accendere la luce? Fa cagare a cazzo. Come si accende? Ma la luce? No, dai, ma non c'è la luce. C'è per accendere la luce. No, che ma... Ah! Ah, dormite insieme. Per forza. Sì, sì, ma fa paura la stanza. Ma tu l'hai visto il piatto doccia? È come il mio, che piove fuori. No, non abbiamo il piatto doccia. Cioè, noi ci allaghiamo. No, ma ci sono gli accappatoi. Non ci possiamo manco fottere gli accappatoi. Qua ci sono le pezzole. Scusami. Ma no, ma no. Ah, abbiamo anche. Però abbiamo il televisore. Non lo so. Forse devi chiudere la porta. Ma che sono morto nell'armadio. E con questo, scusa? Non c'è la che ha la serratura, Gesù. Scusami. Ma come non ha la serratura? Oh! Se da fuori ti chiudo. Non voglio rimanere qua. Cioè, ovviamente spingi non si apre. Poi se io chiudo c'è per forza il blocco. Ah, vabbè, dai. Moriremo stanotte. Comunque, dicevamo che qua ci sta questa stanza. Ah, ecco, c'è una porta qua dietro con un armadio tutto, mamma mia, bruttissimo, ma dove? Ma i letti almeno sono comodi. Vediamo un attimo. Facciamo il test del letto. Ok. Che schifo è, ma si alza. No, vabbè.
Allora, scomodo non è proprio scomodo, però non mi piace. Bene, inizia molto male questa avventura. Ho paura di aprire l'armadio. Madonna santa. Vabbè, fortunatamente dobbiamo starci due notti. Questa è... tre notti. Bene. No, forse due, sì, due notti. Va bene, andiamo a vedere comunque poi il resto. Quindi diciamo, uscendo da questa stanza abbiamo questo corridoietto con il bagno, uno specchio dove possiamo fare nulla, e qua abbiamo la stanza appunto che dicevamo prima, freddissima, molto umida, con il letto matrimoniale. Che? Ma tu ti credevi che... Guarda che quelli sono all'avanguardia. Perché? Sì, molto all'avanguardia. Fammi vedere come si toglie il piatto doccia. Perfetto. Oh, il piatto doccia. Si è rotto con le ceramiche. Va bene. Da poco ci siamo svegliati e sono le 7 qualcosa di mattina. Il letto, come si prometteva, fa cagare. Fa... Tu hai dormito benissimo? Io no. E fuori c'è la Siberia. Fa un freddo incredibile, però almeno è carino, non è proprio male come vista. Il tempo non promette benissimo, ma non dovrebbe piovere, secondo me. Il meteo porta una pioggia incredibile, il mio meteo no. Quindi speriamo non piova. Niente, però è carino. Bene, siamo arrivati al secondo giorno a Mirabilandia e un po' di fila per entrare al secondo giorno, giusto un po'. Va bene. Sta ancora? Potremmo andare a pagare il biglietto. Sì. Ma dietro bello, pagano l'autostrada. Che prende? Lasci delle scarpe. Bene, appena entrati, dopo aver fatto colazione, dopo avere ancora tutto il McDonald's di ieri sullo stomaco, stiamo andando a fare il Katun per liberarci completamente da quello e che... E io non l'ho mai fatto il Katun. Lo bene. Ricorderai, lo ricorderai. Mi dicono che è abbastanza alta la torre. Ecco, io quello dovrei fare. Ma porca trota! Guardalo Ele! Questo passa tutto qua stortissimo!